Tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, è praticamente ora di cena, sono tipo le 8, 10, 8 qualcosa. Io mi sono ordinata una bellissima pizza da mangiare qui con voi. Quindi questo è il primo mukbang con la pizza, perché ne ho fatti già due, ma tutti e due con McDonald's. Quindi ovviamente ho detto sì, no, cioè avevo proprio voglia di pizza e quindi ho detto mangiamo in compagnia per non stare da soli. Quindi mi sono presa la mia bellissima pizza, adesso ve la faccio vedere con la Coca-Cola. E questo, siccome non mi andavano le patatine fritte, ho preso tipo altri fritti differenti, ma sinceramente non mi piace nemmeno che cosa. Ah, ho preso crocchette di patate e poi c'è un coso enorme fritto che, boh, non mi ricordo che ho preso sinceramente. Vabbè, non è che si sono sbagliati, mi sembra di aver preso tipo altre cose, vabbè. Poi vediamo. E qui appunto la mia bellissima pizza, vedo lì perché sono rispecchiata alla finestra che non posso guardarmi, quindi ho paura che si stoppa. Comunque adesso vi faccio vedere, qui c'è lo scontrino di Just Eat, e vi faccio vedere un attimino la pizza che ho preso perché è fantastica. Io già l'ho aperta per fare la foto di copertina, quindi è praticamente, io prendo sempre la margherita, però quando mi va prendo invece la bufala, quindi quella, la margherita però con la mozzarella di bufala che è, cioè... Come fai a non prenderla? Cioè, è qualcosa di fantastico. Vabbè, ok, io mi sono munita qua di tutte le varie cosine, tovagliolo, forbici, perché la devo tagliare con le forbici e sto morendo di caldo. La qualità del video, scusate per quanto riguarda la luce, ma ho la luce appunto artificiale essendo sera, quindi non c'è luce naturale. Comunque, nel frattempo io direi di iniziare a tagliare la pizza. E mamma mia, qua. Ho una leggera fame. Questa qua, allora, in questa pizzeria qui praticamente l'ho già ordinata ed era buona, quindi appunto è la seconda volta che ordino a questa pizzeria, quindi dovrebbe essere buona, ma già si vede in realtà, quindi deve essere buona per forza perché altrimenti mi incavolo perché ho fame. E niente, allora, anche questo mukbang in realtà non so di che cosa parlare, quindi aspettate che mangio, tanto la cosa principale è quella del mangiare, quindi mangiamo. Buonissima. Ah, una cosa da dire c'è in realtà. Faccio un po' di fatica a masticare perché ieri sono stata dal dentista e mi ha fatto non so qualcosa e quindi faccio un po' di fatica a masticare perché mi fanno leggermente male i denti. Anzi, stamattina non ho nemmeno fatto colazione per il dolore perché facevano malissimo, invece a pranzo sono riuscita a mangiare, quindi ho detto la pizza la potrò sicuramente mangiare, infatti riesco, solo che faccio un po' di fatica. Però vabbè. È buonissimo. Non so se riuscirò a finirla, perché alcune volte la finisco, altre no, quindi non lo so. Però è buona, molto. È molto soffice, nel senso molto morbida, quindi mi piace. A me per esempio nella pizza non piace la crosta, cioè non mi piace questa parte qua, non mi piace quando è croccante, non so che molte persone invece è quella la parte a cui piace, invece a me non piace, infatti ogni volta la lascio. Questa in realtà è morbida, però di solito sicuramente la lascerò perché anche se è morbida non mi piace. Buona. Io di solito non prendo, quando vivo da sola è la prima volta che ho la Coca-Cola dentro casa perché è puro caso che ce l'ho, perché in realtà non prendo sempre il tè, se mi seguite lo sapete.
Questo è senza caffeina. In teoria. Arrivati a questo punto io la lascio. Anche se in realtà questa è buona, perché è morbida, quindi mi piace. Però buona. Comunque, vabbè, di qualcosa dovrò pure parlare. Quindi, ho talmente tanta fame che nemmeno ci penso a parlare. Beh, questo non mi va. Allora, mi devo far venire l'idea di qualcosa. Prima che ero io sul video. Nel video non si vede. Non so se si vede, non riesco a vedere se si vede. Se a destra o a sinistra, non so adesso bene. Si dovrebbe intravedere il divano che mi è arrivato. Il nuovo divano, cioè il divano di questa casa, il nuovo. Si dovrebbe intravedere, non lo so adesso, perché non riesco a vedere bene. Vabbè, se non si vede, comunque sto facendo tutto il vlog, perché sto aspettando anche che mi arriva la TV. E faccio tutto un vlog unito. E la TV dovrebbe arrivare tra... oggi già poteva arrivare. Perché oggi ho 15, tra il 15 e il 18. Entro il 18 deve arrivare, e non vedo l'ora. Così la sera, invece di mettermi a vedere Netflix sul computer, la metterò in televisione, sulla TV, perché ho preso la smart TV, quella con internet, Netflix, YouTube, eccetera. E niente, andiamo, mangiamo. Oh, questa mozzarella è troppo buona. Io sono un amante della mozzarella di bufala. Ho appena fatto un lampo enorme. È brutto tempo oggi qui. E poi mi metto un'ansia. E meno male che ho deciso di fare il video in compagnia. Non mi sento così sola. Vabbè, se questo che dovesse andare la luce, in realtà non è che c'è proprio quello, mi metto proprio anzi i lampi. Se comunque se ne dovesse andare la luce, ho la luce di emergenza sul portone che si accende, quindi ho. Olè. Mi stanno facendo male i denti. È difficile trovare, secondo me, una pizzeria in cui fanno la pizza che ti piace, nel senso, no, cioè, ognuno la fa in modo differente, no? Io dove vivevo prima, andavo sempre, io e la mia famiglia andavamo sempre in un posto, perché ci piaceva, che poi era anche diversa da questa in realtà, perché era il contrario, questa è molto soffice, nel senso, invece quella era molto più fina fina e quindi più croccante, però non ci piaceva. Andavamo sempre lì. E da quando mi sono trasferita da sua invece? Anche prima, quando mi sono trasferita appunto in questa nuova città con i miei, ne abbiamo provate parecchie, ma alcune erano pietose, quindi è difficile secondo me. Questa però è buona. Io all'inizio del video non mi sono nemmeno vista allo specchio come stavo, quindi sicuramente sono le mie condizioni pietose.
In realtà le cose fritte non le avrei nemmeno prese. Solo che l'ordine minimo per il delivery era di 10 euro. Quindi dovevo aggiungere qualcosa per arrivare a 10 euro, altrimenti non avrei potuto ordinare la pizza. Ma dopo non le finisco. Tipo già questa parte non mi va più perché non c'è più il condimento, quindi mi dà fastidio. A parte che mi dà fastidio delle cose così. Cioè non è che mi dà fastidio, è proprio non mi va di mangiarla. Non riesco a mangiare la parte centrale. Ci sono tipo le persone che la tagliano proprio e tolgono proprio tutta la parte intorno. Non è la mia roba. Preferisco mangiare la parte dove c'è la mozzarella, il pomodoro. Invece ci sono oddio. Invece ci sono persone che preferiscono la parte intorno, però cioè nel senso che alla fine la pizza è questa, cioè vabbè. Questa mattina ha fatto un altro lampo. Questa mattina ho girato il video delle buste sorpresa di Tiger, che è il video precedente a questo appunto, ma è stato un flop assurdo. No, vabbè, io ho paura. Poi già si è raffreddata, perché io parlo, ho 3 ore per mangiare. Un'altra cosa è che tipo sono tipo tanti giorni che dico che pubblicherò la night routine, ma non arriva mai a essere la night routine. In realtà la dovevo registrare. L'ho registrata, ho cancellato le clip e la dovevo registrare un'altra volta stasera, però volevo utilizzare un pigiama della night routine che però sta ancora ad asciugarsi e quindi non è pronto. Tutte piccoli particolari che comunque voglio che ci siano nel video. Vabbè, comunque arriverà. Questa sera è meglio un bel mukbang di pizza. Oppure mi capita a volte in cui arrivo ad un certo punto, tipo magari così, che non mi va più, e mi mangio solo la mozzarella sopra. Adoro. Già sto facendo fatica adesso. Poi con la Coca-Cola. Faccio sempre fatica, non lo so perché. Anzi no, perché c'era un periodo in cui la finivo sempre la pizza, però boh, vado a periodi. Oggi sono stata per la prima volta, no per la prima volta sono stata in posta e per la prima volta non ho fatto la fila. Sono arrivata e ho fatto subito. Non so che c'entra questa cosa, però vabbè, non so che dire. È difficile mangiare e parlare, o comunque trovare degli argomenti. Pausa. Voglio il budino. Mi stai voglio il budino. Comunque vediamo che cosa ho preso qua dentro. Allora ho preso, però ho detto che le patatine non andavano. Ho preso le crocchette di patate, ma io pensavo che ce ne stavano due, no?
Due, qua, cinque. Stai male queste cose, vabbè. E poi. Buoni, vabbè, questo coso enorme fritto che non ho capito che cos'è. Non si parla di questo comunque. Sì, vabbè, ciao. Nei miei video o ci sono i rumori della strada, se sta la finestra chiusa e che non ci sono i rumori della strada, ci sono i tuoni, giustamente. Vabbè. Sono buone. Cioè, della pizza sono già stanca. Mettiamo un'altra coca. Cola. Sto pensando anche al video in realtà che pubblicherò. Perché questo qua lo pubblico allora, oggi è 15 sera praticamente. Questo video lo pubblicherò domani 16, quindi voi lo vedrete di mercoledì 16. Poi, in teoria devo registrare per il 17 la night routine perché prima o poi la devo portare. E poi per venerdì non ho il video. Cioè non ho l'idea. Cioè non so cosa portare più che altro. Poi sto vedendo che in questo periodo, cioè in questo periodo, in questi giorni stanno andando moltissimi video su YouTube per quanto riguarda i calendari dell'avvento. E ho intenzione di portarli. Sì, adesso farò tipo una mezza schifezza. No, diciamo la mozzarella, solo non c'è la forchetta. Cioè questa è la parte buona, capito? È proprio buona. Tipo pesante che devo fare. L'ho preso quella, giustamente. Mancherebbe una cosa. Ma che stavo dicendo? Mi sono dimenticata che stavo dicendo. Vabbè, un altro tema è invece il calendario dell'avvento. Stavo dicendo, mi sembra, boh, vabbè, ho intenzione di farne e di ordinarne qualcuno. E io in realtà non ne ho mai comprati. Cioè, non ho mai fatto su YouTube sui calendari dell'avvento, ma non ho proprio mai comprati. Però ho intenzione di farne qualcuno, quindi magari consigliatemi nei commenti quale comprare, quale acquistare. L'altra cosa di cui vi volevo dire, di cui volevo parlare, era... tra un po' voglio, e ancora non ho mangiato niente praticamente, ma c'è nemmeno una metà di quello che ho comprato. La questione della videocamera, perché io ancora sto registrando con l'iPhone, però mi sono sinceramente rotta. Quindi voglio acquistare una videocamera. Ve l'avevo già detto nelle storie di Instagram un po' di giorni fa. Però è difficile sceglierla perché non ne capisco niente. Quindi magari ho paura di venderne una che non ha le funzioni che mi interessano. Ovviamente tu dici prima di acquistarla, è ovvio che leggi. Però vabbè. Sto morendo davvero, non sto scherzando. Non so se dalla pizza si vede l'impanatura della pizza, sì. E poi alla fine ho mangiato in teoria tre pezzi, però non ho nemmeno finiti, cioè nel senso. Voilà. Io vi giuro che sto morendo, cioè. Nemmeno la mozzarella mi mangio, non ce la faccio. È la Coca-Cola. Li conosco,
se bevo la Coca-Cola con pizza e fritti non finisco mai niente, anche se succede anche se bevo solo acqua. Però alla fine, cioè, la pizza senza la Coca-Cola è come un cielo senza stelle, capito? Non so dove è riuscita sta cosa. Io non niente, lo so. Vabbè, oggi mi stavo... Vabbè, comunque... no, volevo vedere che cosa ho preso. Mi sono rimaste pure ancora le lucchette, io non ce la faccio a mangiarle. Però questo qua lo volevo vedere che cos'è. Ah, ma mi sa che... Ma no, io l'avevo preso... No, vabbè, l'avevo selezionato, ma poi l'avevo tolto il coso di pesce. Cioè, ma ti pare che io mi ordino una pizza e poi mi ordino il coso di pesce? C'era questo pane. L'avevo selezionato, però dopo l'avevo tolto. Quindi forse non l'ho tolto, boh. È tipo il merluzzo di pesce, come si chiama? Sì, il merluzzo di pesce. No, vabbè, il merluzzo di pesce, già posso fare. Il merluzzo di pesce. Merluzzo di pesce. È il merluzzo panato, fritto. No, panato, fritto, vabbè. Credo, pare. Non ce la faccio, però. Cioè, devo prendere per forza questi fritti perché altrimenti non mi faceva fare l'orna. Quindi no. Di tutte le varie cose adesso mi mangerei solamente le rocchette. La pizza veramente la guardo e vomito praticamente, mi viene il vomito. A me succede sempre così con la pizza ogni volta. Col Mac no, quel Mac io riesco sempre a finirlo, anche se magari... Faccio fatica, però lo riesco a finire. Magari avete visto i mukbang. Però con la pizza mi succede sempre così, che arrivo con una fame atroce e inizio a mangiare e poi non la finisco mai. Secondo me dipende anche dalla lievitazione che gli fanno fare, comunque, perché alcune pizze le riesco a finire, altre meno, cioè altre no. Quindi dipende anche secondo me dalla lievitazione, non lo so. Però vabbè. Le rocchette sono buone. Beh, qual era l'ultima cosa che vi ho detto della videocamera? In teoria la Canon vorrei prendere. La Canon, come se ce ne fosse una. Però ce ne sono davvero tante. Tu dici, sì, leggi quello che fanno. Poi ce ne sono veramente tante che non so proprio da quale iniziare, da cosa basarmi, se prendere... Io vorrei innanzitutto una reflex, perché a me serve una di quelle che cioè che si può regolare la luce che entra nella videocamera, comunque facendo i video in casa, è ovvio. Quindi una che si regola con l'obiettivo, quello diciamo 15-18 insomma, e possibilmente anche quello che ha lo specchietto che si gira in modo che registrandomi posso rivedermi, registrando comunque me stessa. E poi se ha anche, no, se ha, io se la devo comprare la devo avere questa opzione. L'opzione che praticamente si sfoga lo sfondo, quindi mi rimette risalto, diciamo, e sfogando lo sfondo sto morendo. E altro tuono, lampo nuovo. E quindi queste sono le opzioni che devo avere. Che schifo, mi faccio schifo. Poi alla fine non ho mangiato quasi niente, quindi magari chi avrà fame mi starà maledicendo, guarda non se l'è finita, me la mangerei io. Altro lampo. No, tuo, questo è un tuo, non riesco a distinguerlo, vabbè. Mi stavo prima vedendo, avevo intenzione di vedere anche, però ovviamente poi dovevo togliere il volume, era un po' un casino per il copyright. Perché penso che valga anche per le serie, oddio non so se passo con la musica, però penso anche con le serie TV, l'audio. Non lo so questa cosa, vabbè. Mi sto vedendo una serie TV su Netflix che si chiama Vis a Vis, che mi sembra che sia uscita da poco, tipo la quarta stagione. Io ovviamente l'ho iniziata dalla prima e adesso sto alla seconda, mancano tipo 6 puntate alla fine della seconda.
che mi piace tantissimo, è ambientata, per chi non la conosce, è ambientata in un carcere femminile, vabbè, c'è la protagonista e tutte le varie cose, però mi piace tanto. Poi invece oggi è 15, l'11, tipo 4 giorni fa, o dopo, non mi ricordo, è uscita la seconda stagione di Insatiable, non so come si pronuncia. Però cioè, l'ho iniziata a vedere la prima puntata, ma proprio l'ho tolta subito perché la prima serie mi ha preso. Però all'inizio della seconda no, proprio, cioè, forse mi sono dimenticata anche la storia della prima che cioè, non mi ha proprio preso all'inizio, quindi l'ho tolta, non mi andava proprio di vederla. Mi succede molte volte questa cosa, nel senso che vedo una serie, la prima stagione, poi aspetto non con ansia perché in realtà ne la stavo aspettando, però dopo la seconda magari non mi piace, quindi non la vedo, cioè magari la prima puntata perché a me mi deve prendere, sia per quanto riguarda un film che per quanto riguarda una serie TV, se a me non mi prende all'inizio, proprio ciao, ti tolgo perché mi deve prendere, cioè non la vedo mai perché ho iniziato la prima, ho visto la prima e non la devo dire anche la seconda, no, se non mi piace la tolgo, non mi interessa niente. No, non riesco più a mangiare. Sto cercando di fare una magrina pausa, anche se parlando è peggio, però vabbè. Ma basta, ho finito, sto. Adesso che ci penso, ho fatto i mukbang del McDonald's, ne ho fatti due. Andate a vedere se non li avete visti. Questo è della pizza, manca sushi, quindi non so quando prenderò il sushi e farò un bel mukbang del sushi, anche se a me il sushi mi stanca peggio della pizza. Quindi non prenderò solo sushi perché mi stanca. Cioè mi piace, però a me il sushi mi stanca proprio da subito. Cioè nel senso ne riesco a mangiare massimo 4-5. Non so le persone come cioè, tipo mia sorella grande che mangia tantissimo sushi, ma proprio sushi, solamente sushi, senza tipo altre cose giapponesi, finesi. Solo sushi e io non ce la faccio proprio. Cioè, ce ne sono tanti tipi di sushi, preferisco. Perché stiamo parlando di sushi se c'ho la pizza davanti? Vabbè. Tipo di sushi preferisco. Che stavo dicendo? Ah, io di sushi preferisco quello fritto, quello diciamo cotto, non il crudo. O di crudo, per esempio, non mi ci piace il salmone perché lo fanno. Cioè, a me piace il salmone crudo, lo mangio, però il salmone che tipo vende nel nostro supermercato, il salmone affumicato, sì. Però quello loro non mi piace perché è troppo alto e troppo. C'ho un brutto ricordo di una volta che me lo sono. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi lo preferisco. Con invece il crudo mi piace magari quello col gambero, non mi ricordo i nomi, ok. Però comunque mi stanca molto cioè mi stanco molto velocemente a mangiarlo, quindi ne riesco a mangiare tipo 4-5. Poi per il resto invece preferisco, però riesco, mi piacciono tutte le altre cose cinesi e giapponesi, tipo la pasta, i ravioli, tutte queste varie cose. Quindi mi piace il sushi, però lo riesco a mangiare comunque sia poco, non tanto, perché lo inizio proprio a rifiutare. Così come adesso la pizza, per esempio, cioè me la stavo divorando, però. Basta, non ce la faccio proprio più. Mi sono alzata e è mezz'ora che sto registrando, quindi togliendo nell'editing, togliendo facendo qualche taglio, verrà sicuramente sui 25 minuti credo di video, o forse sui 30, non lo so. Vabbè, comunque. Altro lampo, no, vabbè, atroce. Sto bevendo più Coca-Cola che ho mangiato. Questo mi sembra più un mukbang sulla Coca-Cola piuttosto che sulla pizza. Vabbè! No, continua. Prego. Spero si sentano nel video, se no sei un po' stupida, però si sentono di tutto il tempo, vabbè. Allora, il video termina qui perché io sto veramente morendo, cioè non sto riuscendo più a mangiare niente tra pizza, fritte, eccetera. Il vomito adesso. E spero comunque che vi sia piaciuto, che di avervi tenuto un pochino di compagnia, anche se non ho detto chissà quante cose. Però tutte le varie cose che vi ho detto in realtà tenetene conto, cioè nel senso se tipo vi ho chiesto consigli sulla videocamera, aiutatemi nei commenti, quindi commentate qualcosina. Io ho intenzione di fare anche altri mukbang, a parte quello del sushi che vi ho detto, anche in realtà molto più, non solamente con questo cibo da sport, ma comunque anche magari con la pasta o comunque
cose che cucino io, quindi fatemi sapere se vi potrebbero interessare. Ricordate di lasciarmi un bel like se il video vi è piaciuto, e se non vi è piaciuto lasciatelo lo stesso. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Inoltre vi lascio il mio nome Instagram da questa parte, più o meno, no, qui davanti alla Coca-Cola, in teoria dovrebbe comparire. Spero sia quello il verso giusto e non quell'altro, forse sarà di... non lo so, vabbè, mi dimentico sempre qual è il verso. Io vi mando un grandissimo bacio dopo questa mangiata, che sembra che non mi sono mangiato niente, ma per me è come se mi sono mangiato un buon intero. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo mukbang, al prossimo video, al prossimo di tutto. Andate a vedere i mukbang precedenti del McDonald's. Ciao ciao!